Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a voi. Si chiude con questo risultato di parità, però con tanta amarezza, perché è un'occasione persa per riportarsi lì alle spalle dal secondo posto, e poi c'è anche il discorso che chiaramente si è giocato anche in 10 uomini. Questa espulsione intanto per Lagri, questo rosso diretto, lei come l'ha visto? Beh, l'ho visto proprio male, gliel'ho pure detto all'arbitro a fine partita, ci siamo parlati un po', ho chiesto spiegazione su quel fallo di espulsione, l'ha detto lui, dice ha spinto il giocatore, ma con le mani, no, col petto, e col petto che facciamo? Non si può spingere col giocatore col petto, ma poi era pure l'ultimo uomo, non credo, visto e considerato che il suo collaboratore guardalinea l'ha richiamato per dirgli guarda che non era ultimo uomo. Quindi queste cose, non, signor arbitro, mi dispiace. Comunque, che dobbiamo fare? Dobbiamo fare la lotta agli arbitri, non è possibile. Quindi questi sono alcuni, per fortuna, alcuni degli arbitri che abbiamo noi qui in Calabria. Se questi sono i migliori, insomma, figuriamoci quali saranno i peggiori. Però comunque, c'è da dire che voi avete comunque in 10 uomini, perché questa espulsione è arrivata quasi subito, no? Comunque la gara l'avete condotta, no? E poi questo calo come mai è arrivato? Ma più che un calo, io dico che c'è stato veramente un addormentamento da parte di tutta la difesa locale, che si è addormentata in ben due occasioni. Perché il primo gol hanno permesso all'attaccante loro, il numero 10, che era, se non sbaglio, Scozzavala, sì, era proprio lui, e permette di tirare un tiro dal limite di fuori area, anzi è partito dal centrocampo, si è portato al limite dell'area, ha trovato uno specchio tutto quanto libero, ha tratto una botta che si è messo alle spalle del portiere. Diciamo poi nelle altre due occasioni che dopo 5 minuti, insomma, mi sembra un po' esagerato da parte degli uomini di Pascuzzo. O sarà stato un calo di tensione, perché sullo 3-0 sembrava ormai il gioco fatto, perché la partita l'Aquila controllava, ma sì, ha avuto questi 10 minuti di imbambolimento completo. La squadra avversaria è riuscita a portarsi in avanti, è chiaro che anche l'Acri era in 10, però si è portato in avanti ed è riuscito a segnare quest'altro, il secondo gol. Sul 3-2 si pensava, perché l'Acri sul 3-2 ha avuto anche due buone occasioni per chiudere definitivamente la partita, non ci sono riusciti perché il portierone Toni Piazza è riuscito prima con un bellissimo intervento su Gallo, è entrato e è riuscito a salvarsi in angolo con in piede, poi quello che l'altra occasione ancora su Gallo, sì, che non soltanto devia in alto il pallone, ma poi quando stava per entrare dentro la porta si è alzato e con un bel tocco è riuscito a portarla direttamente fuori dalla porta, sì, e quindi salvarsi. E su quello poi è nato il terzo gol ospite loro, niente da dire. Sul 3-3 l'Acri ha cercato di reagire, si è portato molto in avanti, ha avuto delle buone occasioni, molti errori arbitrari non hanno permesso di portarsi di più di quello che era il limite dell'area avversario. Comunque, tutto qui. È venuto fuori un po' il giornalista che c'è dentro Angelo Ferraro in questo commento, sì. un poco anche il dirigente. Vincenzo Tarzia, Vincenzo. Allora devo dire al collega o al presidente, buonasera presidente. Ciao, buonasera. Cioè, no, volevo dire, io volevo capire solamente, no, il campionato dell'Acri adesso a questo punto si è ristabilizzato, siete, insomma, rispetto all'anno scorso eravate al giro di boa undicesimi, avevate soltanto 18 punti, adesso insomma siete in una buona posizione, avete 9 punti in più rispetto all'anno scorso. Io volevo capire cosa è successo in quel blackout tra la settima e la decima giornata, quando avete perso quelle quattro partite. Sul campo, levando poi il fatto del guardavalle che poi l'avete recuperata. Ecco, poi insomma l'Acri piano piano si è ripreso. Cosa è successo? Cioè non è cambiato nulla, allora, era stato un spogliatoio, cioè poi vogliamo capire. Il problema, dai. Lo spogliatoio è sempre il problema, ma il problema forte era che noi
avevamo i punti cardine della squadra, che sono Cavatorti, Esposato e in più il portiere Viuri, tutti e tre infortunati. Quindi li abbiamo avuti fuori. Viuri oggi, dopo due mesi, si è portato in panchina, però oggi Cavatorti non ha giocato, appunto perché ancora c'ha dei risentimenti. Quindi diciamo che la forza dell'Acri, che era il centrocampo con Cavatorti Esposato e poi con il portiere, che è quello che ti dà la maggiore garanzia poi, no? Quando le squadre avversarie ti attaccano, e quello è stato il debacle dell'Acri, perché non siamo riusciti a ristabilire l'equilibrio a centrocampo e non siamo riusciti a vincere. Però vedi, voglio dire una cosa: non è che non si è perso perché le altre squadre ti hanno messo sotto torchio e quindi hanno vinto le partite, le ha perse l'Acri perché non è riuscita a segnare, cioè non riusciva a segnare un gol benché si portasse tutta la partita sotto la porta avversaria, e quello è stato un po' il resoconto di questi quattro partiti, quattro risultati. Se poi mettiamo quella di Paola, quella era una partita a sé stante, oppure quella di Scalea, insomma sono state delle partite che non si dovevano perdere, ma si sono perse perché effettivamente c'era molto nervosismo, c'era un po' di tensione, i risultati non venivano e la squadra è andata giù. Poi diciamo adesso la squadra si sta rivedendo quella che era, difatti oggi abbiamo assistito a una gran bella partita, giocata anche bene, poi che il risultato non viene è chiaro, però quando si gioca bene. Ho subito un po' troppe espulsioni forse. Beh, quello sì, non riesco a capirlo, saranno che gli arbitri ormai vi hanno preso di mira e quindi devono espellerlo qualche elemento dell'arbitro, perché oggi per esempio no, ci sono stati due falli di mano da parte degli avversari come ultimo uomo, eppure l'arbitro li ha soltanto ammoniti, no? E invece per l'Acri basta che fai un fallo un pochettino non duro, perché diciamo le partite non sono mai state maschio o dure, per quel che si dice, sono state delle partite giocate sportivamente da tutte le squadre, insomma sia gli avversari hanno giocato al calcio, è chiaro che quando si gioca ci si spinge, ci si sgomita per cessare di recuperare il pallone, però se l'arbitro il tuo lo vede come un attacco all'avversario, invece quello dell'avversario lo vede come una difesa, e insomma a quel punto voglio capire dove sta la cosa sbagliata, insomma il giudizio, il metro con cui l'arbitro dà i giudizi per espellere o tenere qualcuno in campo. Ferraro, la interrompo perché abbiamo un obbligo pubblicitario, le auguro un buon Natale, la ringrazio per l'intervento, ci risentiamo con l'anno nuovo. Sì, io faccio colgo l'occasione per fare gli auguri a tutte le compagini dell'eccellenza, ma non soltanto quelle dell'eccellenza, anche di tutti quelli che fanno sport in Calabria. Forza Calabria!